Bergamo si sveglia. Una nuova giornata inizia in questa elegante città del nord Italia. Sono Megan Williams, giornalista e scrittrice canadese, e sono qui a Bergamo per aggiungere un nuovo tassello al mosaico di luoghi e persone che tengono viva la passione per il caffè italiano. Ora mi sposto da Bergamo Alta alla Città Bassa. Lì incontrerò un nuovo artista del gusto per saperne di più su uno degli elementi più eccitanti del caffè, la caffeina. Bergamo è una delle città più eleganti d'Italia. Ha uno charme unico, vie, piazze piene di vita, con secoli di prosperità alle spalle. Troviamo questa classe anche in uno dei caffè più antichi d'Italia, il Caffè Nazionale, fondato più di un secolo fa, che oggi vive all'insegna di una sensibilità moderna e di una fedeltà alle tradizioni, che poi sono le qualità di un ottimo espresso. Io sono un abitué di questo caffè perché vengo tutte le mattine, mi trovo con gli amici, entriamo a salutare i nostri barman che sono bravissimi, gentili, qualificati. E arrivare in un posto dove comunque regali un sorriso o fai sorridere una persona, la cosa più bella ci sia. Approccio giovane, veloce. È il bar numero uno di Bergamo. Il Nazionale Caffè si integra perfettamente sotto il portico del Centro Piacentiniano, che è stato costruito nel 1920, quando Piacentini ha ricostruito la città. All'incrocio esattamente con la strada che ti porta in Città Alta. Il sentierone è, diciamo, il posto dove la città organizza tutti i suoi eventi. Nel 2011 gli abbiamo ridato il suo originale nome Nazionale Caffè. E abbiamo fatto una scelta, diciamo, qualitativa dei prodotti che serviamo. Con il nome Nazionale abbiamo riportato quella clientela che si era un po' persa negli anni a tornare qui. Quindi il ritorno alle origini ha avuto un successo clamoroso e tutt'oggi il Nazionale è uno dei simboli della città. Per me il Nazionale è una grande avventura, una grande esperienza di lavoro. Sono contenta di essere qui e che questo locale rimanga nel tempo, nel cuore di Bergamaschi. Adoro il mio primo caffè della giornata per il suo gusto e il suo aroma. Certamente non sono le uniche ragioni. Mi dà la spinta giusta per iniziare la giornata. Quell'energia, certo, viene da un ingrediente chiave del caffè, la caffeina. Ma quanto ne sappiamo? Non molto, almeno io. Fortunatamente Sheila, il nostro artista del gusto di oggi, mi aiuterà a colmare questa lacuna. Eccomi qua, io sono Sheila. Sono di Bergamo e sono sempre, costantemente di corsa. Non mi sono mai chiesta perché mi piace stare sempre in perenne movimento. Forse perché la vita va goduta in ogni singolo istante, in ogni attimo. Per me è un vero peccato che il tempo venga sprecato. La mattina, per esempio, so che anche se i secondi sembrano più lenti e c'è tutto il tempo per fare le cose con tranquillità, il momento migliore della giornata è dietro l'angolo. Quando tutto intorno a me accelera e i caffè che faccio non riesco nemmeno a contarli. Sheila, ultimamente ho imparato tanto sul caffè, viaggiando per l'Italia, conoscendo gli artisti del gusto. Però una cosa su cui so sempre abbastanza poco è la caffeina. E la caffeina è una componente fondamentale. La ritroviamo sia nel cibo che nelle bevande, come ad esempio nelle noci di cola, o nel tè, o nel guaranà. La quantità di caffeina contenuta in una tazzina di caffè arabica la ritroviamo anche in una tazza di tè. Il discorso è veramente ampio. Ogni organismo reagisce in modo diverso, quindi secondo me la cosa migliore sarebbe provare a chiedere cosa ne pensa la gente. Quanto caffeina c'è in una tazza di caffè? Facciamo 70. 15 mg. Sono vicino? Una cosa che non lo so dire. Passa parola. Innanzitutto bisogna vedere che tipo di miscela utilizziamo. L'arabica
oppure la robusta. Se parliamo di arabica abbiamo un contenuto pari a 80 mg circa, mentre per quanto riguarda la robusta ne abbiamo dai 120 ai 140 mg, quindi possiamo dire che sicuramente di caffeina ne troviamo di meno nell'arabica. Quanti caffè si possono bere al giorno senza provocare l'insonnia? 3 è la linea, la misura giusta. Sì, certo, credo che 10 caffè faccia male, però secondo me 3 caffè è ancora accettabile. 4-5 caffè al giorno li possiamo sicuramente bere. Certo, dobbiamo anche considerare che comunque non tutti gli organismi rispondono allo stesso modo. Ma c'è più caffeina in un caffè ristretto o un caffè lungo? Nel caffè lungo. Ristretto. Durante la preparazione di un caffè ristretto il tempo di estrazione è sicuramente inferiore, il contatto che c'è tra il caffè e l'acqua è minore, mentre per quanto riguarda un caffè lungo il contatto tra il caffè e l'acqua dura di più e quindi la concentrazione di caffeina è maggiore. Il decaffeinato è totalmente privo di caffeina? Penso che non sia completamente privo di caffeina. Dicono decaffeinato, quindi in teoria non dovrebbe contenere, probabilmente ne contiene una minima parte. Risposto bene, vai! In una tazza di caffè arabica espresso normale troviamo circa 80 mg di caffeina. Nel decaffeinato ne troviamo circa 3 mg, quindi voglio dire la quantità di caffeina contenuta è veramente irrisoria. Certo, Scilla, fare il barista è un lavoro faticoso, ti devi alzare presto la mattina, ci sono ritmi pesanti, c'è tutto il contatto con il pubblico. Che cos'è realmente il tuo lavoro? La mia sveglia tutte le mattine suona intorno alle 5.20, 5.30. Da lì poi le solite cose, si parte, si prende il pullman, si arriva al lavoro e la prima cosa che si fa quando si entra al bar? Il caffè, che ti dà l'energia giusta per cominciare ad accogliere i clienti che hanno un po' tutte le loro pretese. E tu sei nata e cresciuta a Bergamo, che cosa vuol dire essere un barista bergamasco? Significa avere tanta voglia di lavorare, perché i bergamaschi sono dei grandissimi lavoratori, su questo non si può dire nulla. Certo è che mi scontro anche un po' con questa cosa, visto che io mi sento un po' cittadina del mondo e quindi a volte mi ritrovo con dei panni un po' stretti addosso, visto che comunque a me piace molto viaggiare, ecco. Ma i viaggi ti aiutano poi con il lavoro che fai qua? Ti aiutano a coccolare di più il cliente, a cercare di capirlo un pochettino di più, insomma. Hai più voglia, hai più sorriso. Sicuramente l'accoglienza del personale è numero uno. Scilla è una ragazza molto vivace, anche se la vedi piccolina, proprio come dicono, il peperoncino. Più piccola è più piccante. Molto sorridente, molto professionale anche lei. Allora, per te che cosa vuol dire essere artista dal gusto? Vuol dire relazionare con il cliente, acquisire il cliente attraverso il caffè. Una cosa che mi piace è sicuramente imparare sempre come si chiamano, in modo che con loro possa interagire molto più facilmente. Ma hai proprio bisogno di questo contatto? Assolutamente sì, non potrei stare senza il contatto con la gente, è una cosa che proprio mi dà piacere, mi dà tanto piacere. Allora, il caffè ti mette in buon umore? Assolutamente sì. Dopo una giornata passata con Scilla, osservando il piacere con cui accoglie le persone e la cura con cui le serve, è impossibile non essere contagiati dalla sua energia e dal suo entusiasmo. Mi colpisce che Scilla combini la determinazione e l'impegno tipici dei bergamaschi con un'apertura e disponibilità verso il mondo che la mantiene fresca e piena di vita. In giornate lunghe e frenetiche, è sempre pronta ad accogliere il prossimo cliente con la stessa accattivante energia che è essenziale per la riuscita di un buon caffè.